Sobri ma generosi, chiusi ma con il cuore grande. I piacentini si confermano altruisti e, se mai ce ne fosse stato bisogno, hanno fornito l'ennesima prova durante questa emergenza. Un ringraziamento a tutti i nostri operatori, come faccio sempre, ma perché se lo meritano in maniera assoluta, e un ringraziamento anche alla collettività che capisce la situazione, che sta sopportando dei disagi anche per esempio per le prestazioni che abbiamo sospeso questa settimana e che via via a partire dalla settimana prossima cominceremo a riattivare, perché non possiamo sospendere all'infinito tutta una serie di prestazioni. Ricordo che l'obiettivo comunque continua a essere quello in questo momento di tenere le persone lontano dall'ospedale se non hanno necessità di venire in ospedale. Cito due episodi che sono accaduti ieri che mi hanno commosso, lo dico sinceramente. Ieri sera una persona anonima ha fatto recapitare 30 pizze agli operatori del pronto soccorso, e questa mattina un'altra persona che ha voluto rimanere anonima ci ha portato delle scorte di mascherine che aveva nella sua azienda presso l'ospedale di Castel San Giovanni. A proposito di generosità, lo stesso Baldino ha sottolineato l'impegno e la dedizione che tutto il personale medico e sanitario sta mettendo in questi giorni così difficili. Molti operatori sono stati convinti ad andare a casa a dormire a fine turno. L'emergenza non svanirà domattina, ha concluso il direttore generale. Siamo ben organizzati e abbiamo bisogno di avere tutti al massimo della forma. Una regola che mi sono dato io per primo.